Eccomi qua. Allora, vi faccio vedere come mi sono vestita. In realtà inizio questo video così, ma così, cioè non è che abbia una tematica da trattare, ma in realtà ho appena finito di lavorare. Oggi è lunedì 23 agosto, mi sembra, sì. Sono le 6:15, io ho finito di lavorare alle 6 e adesso mi sto preparando per raggiungere mia mamma e Cesare, che sono in giro, siamo ad Alassio. E niente, vi faccio vedere perché ho studiato questo look, ma proprio aprendo l'armadio e tirando fuori le prime due cose che ho trovato, e mi è piaciuto molto, insomma, come ho abbinato. Spero di riuscire a farvi vedere. Aspettate che c'è il cane nei miei, che è impazzito, era lì tutto a posto. E niente, ho creato questo look in realtà con, aprendo l'armadio e tirando fuori due cose, e niente, visto che mi piace il risultato ve lo mostro, insomma, prima o poi di uscire. Mi sono un pochino truccata perché devo dire che in questi giorni, ma in realtà ho già notato nell'ultimo mese e mezzo, mi sono di nuovo riempita di brufoli in questa parte. Era il mio cruccio, insomma, chi mi segue da tanti anni lo sa, speravo con la gravidanza, con la maternità, di aver risolto il problema dell'acne, visto che appunto molti con la gravidanza e con la maternità lo risolvono. Niente, nel mio caso non si è risolta. E niente, quindi ho un po' di brufoli, per cui nonostante sia abbronzata, visto appunto adesso voglio andare a fare un giretto, voglio sentirmi bene, mi sono un po' truccata, per cui mi sono messa un po' di correttore, un po' di cipria, un po' di blush, ma in realtà è più un fard con illuminante, sopracciglia, un velo di mascara, e sulle labbra ho messo un rossettino della Sephora, che è di mia mamma. Mi piace molto il colore perché è un rosa abbastanza carne, molto carino. Come accessorio, questi orecchini, che è praticamente l'unico paio che ho qua ad Alassio, di Ana Luisa, super belli. E dato che anche lì i miei capelli, cioè io non lo so, probabilmente ho gli ormoni un po' impazziti, si stanno sporcando velocissimamente, per cui praticamente li devo lavare un giorno sì, un giorno no, pur non facendo vita di mare, perché appunto comunque sì, questo weekend siamo stati in spiaggia, però non ho fatto bagni, non ho sudato più di tanto, perché non è che facesse così tanto caldo, però appunto i capelli che domani sono da lavare, e quindi io ho deciso di li lascio sciolti, ma per dare così un tocco li ho tirati qua dietro, dato che avevo nel beauty questa molletta, me la sono pinzata qua dietro. Mi piace, insomma, avere i capelli ripresi da una parte. E vi faccio vedere il look. Allora, aspettate che... ecco. Si vede, sì, si vede. Aspettate che... vedere se riuscite a vedere tutto. Allora, io ho messo un body di Zara, no, di Stradivarius, che ho comprato l'anno scorso. Sono quei classici body molto accollati sia dietro che davanti, di quel tessuto super sintetico. L'avevo comprato da Stradivarius perché da Zara c'erano, ma il bianco era un po' trasparente. Invece avevo visto dei video haul e di Stradivarius mi diceva come c'era coprente. Tra l'altro l'ho indossato, mi sta giusto giusto, io non so come facessi a indossarlo l'anno scorso, che appunto avevo partorito da 2 mesi, avevo 2 tette giganti, e devo dire, non mi fa impazzire, mi tiene un caldo assurdo, però vabbè, me lo sono portato dietro e non mi dispiace. E sopra ho abbinato questo vestito che è di Dixie, che in realtà è un vestito che io ho preso per andare in spiaggia, perché se mi seguite su Instagram, e se non mi seguite, seguitemi, lo indosso, insomma, di solito sotto il costume, ma visto che è molto scollato davanti e molto scollato dietro, perché non mi piace indossarlo crudissima pista, ho studiato questo, insomma, escamotage, e secondo me non è male. Mi piace tantissimo questo vestito perché è molto leggero, di un cotone un po' lucidino, ma non effetto seta, non so, mi piace molto. Ha anche le tasche, vedete, molto ampio, e mi piace tantissimo qua dietro come sta, mi piace un sacco qua dietro come sta. E niente, come scarpe in realtà non ho portato grandi scarpe dietro, per cui ho usato quelle di slip-on, queste qua sono luci. Basta, ora credo che, vabbè, ho la borsa Marmon di Gucci, quindi indosserò quella, e ora penso di fare un pezzettino di video mentre sono in giro con l'iPhone, giusto per concludere il video e non lasciarvi solo con un video outfit, e quindi niente, vi saluto poi dopo, ciao!
Allora, ho recuperato mia mamma e Baby C, che oggi è un po' monello. Sentirà il tempo. Sentirà il tempo. Ma lui adora stare in spiaggia, ovviamente oggi voleva andare verso il mare, ma facendo brutto, essendoci parecchio vento, ovviamente l'hanno tenuto a bada. E nulla, adesso andiamo a fare un po' di shopping. Cesare, fai bravino! Dai! Niente, oggi è lamentoso. Ecco qua. Questa qua è la cosa che mi piace. Adesso vado e la provo e vediamo. Presa! Qual è? Siamo tornati a casa, alla fine nulla. La tuta non l'ho neanche provata perché era bella, però mi sono resa conto che ho veramente tante tute. E è vero che c'era il 30%, ma il prezzo che avevo visto in vetrina in realtà era già scontato al 30%. Per cui mi sono detta, ne ho davvero bisogno? No. Per cui niente, abbiamo fatto ancora una passeggiata e adesso siamo rientrati a casa. C'è Cesare che ha trovato una mini scopa che gli ha dato mia mamma e la sta portando in giro per tutta casa, si diverte tantissimo. Ho già capito cosa gli regalerò per Natale. E niente, io spero che questo mini video vi sia piaciuto. Questi attimi post lavoro smart working qui ad Alassio. E basta, mi hanno già divorato le zanzare stasera. È veramente pieno di zanzare, oggi c'è un'umidità terribile. E niente, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram e ci vediamo col prossimo video. Cesare, ciao!